Ed è di nuovo Natale. Torna la bellezza tanto antica e sempre nuova della festa che non conosce tenerezza. E in questo approssimarsi alle festività natalizie offre l'opportunità di condividere con voi alcune riflessioni. Quello che volge al termine è stato un anno difficile, particolare. Per qualcuno in particolare toccato anche dalla pandemia, nei suoi aspetti sociale, sanitario, economico. Quest'anno sarà un anno che ricorderemo. Il mondo della scuola sente e vive il generale clima di sofferenza. Abbiamo sperimentato limiti e divieti, ripensato spazi e orari, ridefinito il perimetro delle responsabilità di ciascuno. Eppure, in un contesto così difficile, abbiamo riscoperto lo straordinario potenziale dell'educazione e la forza della fraternità. Lo abbiamo fatto insieme, in presenza, a volte ancora purtroppo a distanza, ma sempre con creatività. Così la scuola non ha mai smesso di svolgere il suo compito, ridurre le sperequazioni, moltiplicare le opportunità, consentire a tutti e a ciascuno di realizzare il proprio progetto di vita. Voglio ringraziare tutti gli insegnanti, perché anche quando le ragioni per essere tristi superavano quelle per gioire, hanno continuato a lavorare con impegno, dando prova anche all'esterno, alla comunità civile e a quanti ci seguono da fuori, di una grande, grande passione educativa. Con lo stesso amore ringrazio i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi, in particolare la nostra dirigente dei servizi generali e amministrativi, che pur non andando in classe arrivano alla didattica tramite i loro computer, le loro programmazioni, la loro parte economica. Un particolare ringraziamento ai genitori e agli studenti che si sono visti stravolti nella loro quotidianità. Ai più piccoli, con maggiore fatica, che sono stati confinati al banco con la mascherina, auguro di conservare l'entusiasmo e la speranza, sperando veramente che tutti torneremo ad abbracciarci. Cosa ci aspettiamo allora da un anno simile? La scuola non può fingere che l'insicurezza e la paura non esistano. La paura, infatti, può anche essere evolutiva, costruttiva, se spinge però a migliorare strategie. L'educazione si muove nel possibile, immettendo senso e significato anche nelle norme e nelle procedure. Continuiamo allora a lavorare in classe con serenità, con una comprensione dilatata. Adesso sappiamo quanto è triste stare lontani un metro. Saremo tutti più attenti, credo, e il nostro pensiero e la nostra mano saranno più delicati dentro lo stare, il fare della vita. Che cosa ci auguriamo allora a Natale? Auguriamoci, anche fra noi ragazzi, quelli che più non hanno, auguriamoci un tempo per riposare, un tempo per guardare le stelle, un tempo per quello che ci piace, per l'arte, per la musica, per lo sport, un tempo da dedicare agli altri, un tempo per ritrovare noi stessi. E allora noi tutti, insegnanti e collaboratori, docenti e tutte le persone che lavorano dentro la scuola, non ci stupiremo di quanto di buono possiate fare nella vita. E vogliamo augurarvi che attraverso l'entusiasmo, la voglia di crescere, possiate diventare voi stessi gli artefici del vostro futuro. Buon Natale e felice anno nuovo a voi e famiglie.